Buongiorno, oggi look super sporty per me. Eccomi qua perché sto andando a scattare le foto per le nuove borse di Filomena Amore che usciranno martedì, questo martedì 4 ottobre alle ore 14. E quindi sono ovviamente in tenuta super super comoda. Questa è una nuova felpa che ho comprato che mi sta piacendo un sacco. Non prendevo le felpe col cappuccio da una vita, invece ragazzi è proprio comoda. Poi non ha neanche quei laccetti fastidiosi qua davanti, mi piace tanto. Lì si vede una zucca. No, non ho iniziato ancora lo styling autunnale. Quella è una zucca che ha dipinto Megan, è stata bravissima. E poi ve la farò vedere naturalmente perché poi è venuta proprio bene. Ora vi faccio un close up. E niente, noi stiamo uscendo, andiamo a fare prima merenda, prendo una pizzetta perché avete visto abbiamo mangiato i pancake stamattina, ma io avevo già fame, quindi ora vado a prendere una bella pizzetta. Dopodiché andiamo al magazzino, scatto le foto dei prodotti. Domani scatterò invece le foto dei prodotti indossati perché va fatto in due momenti divisi e vi girerò il video. E quindi c'è tanto lavoro, ragazze, dietro a quello che può essere un video che voi vedete, dove vi faccio vedere le borse, andate sul sito, guardate, in realtà dietro c'è tantissimo lavoro e c'è anche Gabriele dietro di me. Buongiorno, ci Buongiorno. vorrebbe un parrucchiere urgentissimamente. A Gabri, ma anche a me, ma io penso che farò lo shampoo da sola e me li sistemerò io, insomma. Comunque, andiamo. Amiche, eccoci, noi siamo al magazzino. Devo fare attenzione a come mi muovo perché sennò faccio lo spoiler delle borse. Qui c'è Megan che non ho capito che sta a fare. No, non la mettere qui davanti, Megan, io qui devo fare le foto. Se mi metti la sedia. Ok, e adesso vado a scattare la prima borsa, mentre per la seconda borsa sarà più complicato, che è appunto un'altra tipologia di forma, scatterò altrove. Poi vabbè, tanto voi tra poco vedrete tutto e martedì vedrete tutto e adesso parto subito. Pausa pranzo per noi con il gnocchetto e frutti alle vongole, non è frutti di mare. Mamma mia, che fame, non vedo l'ora. Miam miam. Amiche, sto accecando, aspettate. Dobbiamo andare a prendere le cose a Megan, vai di qua. No, di là c'è la partita però, siamo messi in casino. Amiche, allora noi stiamo andando praticamente in un negozio che vende cose di cartoleria, ma soprattutto cose anche un po' più tecniche, perché nonostante il back to school ormai sia arrivato da più di 15 giorni, finalmente a Megan hanno dato la lista per le cose di tecnologia e sono parecchie cose. Ah, dobbiamo andare a vedere anche per la tastiera, ora vi spiego anche questa, però ragazze ci sta un sole. Ma di quando fosse passato? Qui c'è Aspettate, casino. perché dicevo, se Gabriele trova pace, qui c'è il sole, quindi ho messo la mano, ok? Se Gabriele trova pace con la strada, che stiamo andando a prendere queste cose di tecnologia e Megan c'ha la lista, sono tante cose da prendere perché l'insegnante ora gliel'ha data e poi dovremo vedere anche invece per musica, perché la professoressa gli ha dato due opzioni, vero Sì, Megan? il flauto e la tastiera. Ovviamente il flauto ha un costo molto più piccolo. Ma è anche vero che Megan vorrebbe tanto imparare a suonare la tastiera e il costo è molto più importante. E quindi la maestra ha detto scegliete tranquillamente con i vostri genitori cosa preferite, cioè non. Quindi niente, la professoressa ha detto che possiamo scegliere, però visto che Megan vuole imparare a suonare la tastiera, c'è cioè quindi questa opportunità a scuola, acquisteremo sicuramente la tastiera, ma avevo guardato su Amazon e vi devo dire la verità, un po' in difficoltà perché ci sono troppi modelli, troppi modelli, non si capisce quale giocattolo e quale invece effettivamente è buono. Gli ho detto di chiedere all'insegnante, insomma, e l'insegnante non ha fatto altro che consigliarci un negozio qui dove abitiamo noi per andare a vedere lì. La questione è che invece avrei voluto il consiglio comunque di un modello o almeno di una marca per poter capire anche io quale prendere, visto che lei ci aveva messo a scelta, dice un minimo di quanti tasti, Megan? 45-60. Ecco. E invece no, ci ha detto solo un negozio dove andare a vedere, che però mi ha detto poi un altro genitore che c'è un modello e basta. Comunque andremo a vedere. Ora ragazzi ci sentiamo dopo perché c'è troppo sole. Allora siamo al negozio a scegliere, ma in realtà abbiamo già scelto. Qui ce ne sono diverse.
però la migliore era questa qui. Abbiamo preso, ve la faccio vedere a casa. È gigantesca. È enorme, sì. Allora, adesso invece siamo qui a prendere le cose per tecnologia, ma le cartelline, ragazzi, ho quasi finite. Megan, però, per fortuna le piace questa. Sì. Cioè, sia con la chiusura così, facci vedere Megan, che è più bella, che con la chiusura fatta così. E Megan preferisce l'altra. Megan, c'è anche verde con la chiusura così, No, prendiamo questa rossa. Aggiudicato. Andiamo a vedere tutte le altre cose. 25 mm. Ok, andiamo a vedere, vai. Ragazzi, oggi ci vuole un mutuo, squadrette, fogli di nuovo da capo, cioè quaderni, io non ce la faccio più. Delle cose, addirittura la carta vetrata fine ci vuole. Ma che dovete fare con la carta vetrata? Non è la carta vetrata. No, vetrata, scritto. Gabri, vai a scuola? No. Ma sentito carta vetrata. Comunque c'è il mondo di squadrette. Dobbiamo cercare la carta vetrata però. Andiamo, vai. No, ragazze, guardate quanti cestini. Ne compri uno per Halloween. Ce l'hai il cestino? No, no, ce l'ho piccolino. Ho uno capito, di questi grossi. Megan, dovete sapere che fa la sfida a chi prende più caramelle sempre. In un certo senso. No, poi per Halloween torniamo, dai. Adesso devo prendere cose per la scuola. Guarda che belle quelle scatole con scritto Bu. Fammi vedere le altre cosine. Aspetta, amore. No, ma sei da sola. Andrea, non c'è. Guardami. Ma che carino questo, guarda. Non c'è. Babbo lo compra. Guarda questo che bello. Ok? Bellini questi. Volete qualcosa di altro? Ah, qua ci sono le parrucche, Megan, guarda. Che vuoi di Halloween? Ma da cosa lì ci sono anche già le cose di Natale. Oddio, guarda che parrucca. Oh Gabri, questo ti puoi mettere, guarda, per Halloween. Andiamo a fare dolcetto scherzetto, vai a gira. Bellissimo, Gabriele. A parte che tra poco, se non vai dopo barbiere, ci siamo. L'effetti kille. Da pagare, vai. In realtà anche qui, ragazzi, c'è qualcosino spaventoso di Halloween. Guarda, l'accetta finta, che ce l'avevamo noi, ti ricordi? Sono anche le zucchette però, guarda, per fare più le decorazioni autunnali. I ragni li ho presi già. Ah, qua ci sono un po' di cose per fare i trucchi, Megan, mi sa, guarda, vieni a vedere. I ceroni, guarda. Bello. Vabbè, qui invece un po' di piattini. Roba monosa, bellina, anche le tovagliette, ce l'abbiamo noi. Ok, questi che sono? Ah, queste sono le vetrofonie, secondo me. Ok, andiamo, vai. Amiche, sempre io. Allora, siamo in macchina, nel frattempo si è fatto sera e stiamo andando a fare un calzone e una pizza. In realtà non faremo tre pizze o tre pezzi comunque, perché vi dico, io non ho ancora digerito il pranzo. Un po' perché il sugo, la prima volta mi è successo, il sugo quello con le vongole non l'ho digerito benissimo, e poi perché dopo abbiamo fatto una focaccia sempre della spesa della Coop, sarà quello, che però insomma non prendevamo da tantissimi anni, ma che è molto buona perché è prosciutto cotto e mozzarella, e forse non ho mangiato un pezzettino in più, quindi troppi carboidrati, e non è che ho digerito bene, vi dico la verità. Quindi stasera non mi va la pizza intera, però voglio fare una bella insalatona, e quindi con l'insalatona io e Gabri ci dividiamo due pezzi a testa e va bene, perché comunque poi ci vuole un po' di carboidrato e facciamo l'insalata. Poi mi sono fermata alla Conad perché oggi non abbiamo avuto tempo assolutamente di andare a fare la spesa, ho preso solo un po' di frutta e la Nutella che era finita, e poi con calma domani, dopo che ho finito di scattare e di editare tutte le foto per il lancio di martedì, praticamente andiamo a fare una bella spesona, almeno me la tengo per tutta la settimana, anche perché poi sarà una settimana super impegnativa per me, al lab, insomma, con voi, eccetera eccetera, e poi anche perché ci saranno tantissimi nuovi contenuti qui su Filomena Amore, dei video assolutamente che devo girarvi, e quindi ovviamente preferisco avere già la spesa fatta, visto che a quanto pare non posso usufruire del servizio di spesa online. Tra le altre cose, devo dire che ho trovato una grossissima solidarietà da parte vostra in quel video, se non l'avete visto il video precedente dove vi racconto cosa mi è successo, una spesa da incubo letteralmente, e voi stesse mi avete detto che avete riscontrato questa cosa, soprattutto nella qualità ultimamente. Altre persone hanno detto che con Esselunga non è mai successo neanche a me, a parte per la frutta che la porta sempre un poco matura. Qualcun altro ha detto infatti io per questo motivo che preferisco la spesa la vado a fare da io. Ragazzi, ovviamente se uno può andare
è sempre meglio andare. Anche a me piace, preferisco andare a fare la spesa, scegliermi le cose, perché come sono fatta io poi, che molti di voi lo sanno, perché lo fanno anche loro, neanche prendo la prima cosa davanti, vado a prendere quella dietro. Quelle sono le nostre fissazioni femminili, le nostre fissazioni mentali femminili. Quindi, per dirvi che anche a me piacerebbe andare, però se non ho il tempo materiale e c'è questo servizio, qualcuno ha anche scritto, leggevo oggi, forse perché pensano che chi fa la spesa online si deve accontentare dei cosiddetti rimasugli, cioè di quello che rimane. No, invece no. Per esempio Esselunga so che fa partire le cose direttamente proprio dal magazzino centrale, quindi addirittura ci sono cose che ancora devono andare proprio nelle corsie del supermercato, ancora più fresche. E invece qui ragazze l'hanno fatto in un supermercato e poi tutto quello che è successo lo vedete in quel video, perché non è una cosa, non so due, non so tre, so tante e molto gravi. Comunque noi stiamo andando a prendere la pizza e ci aggiorniamo dopo. Amiche, eccomi qui con le pizze, con il mio super look comodo. Vi volevo far vedere la borsa, ma non mi riesce, comunque le di Miami, nell'attesa di poter usare le nuove borse autunnali. Andiamo, andiamo, andiamo. Amiche, buongiorno, buongiorno. Cosa sto facendo? Sto lavorando alle foto della nuova collezione, perché come avete visto le scatto e mi occupo anche insomma di quello che è l'editing delle foto, che non vuol dire modificare le foto, ma vuol dire tagliare, metterle a misura, cioè praticamente per poter caricare delle foto sul sito devono avere una certa grandezza, altrimenti ovviamente il sito non sopporta il peso delle foto, no? E quindi devo fare tutti questi lavori di grande precisione, devo dire, e lo sto facendo stamattina. In realtà mi piacerebbe tanto mi piacerebbe tanto oggi pubblicarvi questo video, però non so se riesco a riuscirci, se posso riuscirci, perché le foto mi stanno portando via più tempo di quello che pensassi, visto che ci sono diverse cosine da sistemare. Però se riesco oggi ve lo vorrei pubblicare. Devo dire che io sono molto pignola, molto precisa, e perché voglio, diciamo, tramite le foto darvi la possibilità di vedere proprio com'è il prodotto, anche se poi tutte voi quando ricevete le borse mi dite sempre che filo in foto era bella, ma dal vivo ancora più bella. E quindi niente, ovviamente qualcuno di voi mi dirà: Filomena, ma perché non prendi un fotografo che si occupa di tutto questo e lo fa al posto tuo? Ragazze, per il primo lancio avevo provato a farlo, voi lo sapete perché avete visto anche il video, ma sinceramente non mi sono trovata bene, perché sì, ok, la comodità, scattava lui, eccetera, eccetera, ma il dopo, l'editing, quindi i colori, anche perché vanno sistemate le luci, eccetera, per farvi capire quanto il colore è realmente veritiero, perché comunque, trattandosi di acquisti a distanza, io cerco di farvi proprio avere l'idea nitida e pulita di com'è il prodotto, il più vicino alla realtà. E quindi niente, mi ero trovata malissimo perché questo fotografo mi aveva mandato queste foto e colori smorti, non c'entravano niente, e ho dovuto rimodificarle, rieditarle tutte io, nonostante l'avessi pagato. E quindi ho detto no, visto che non sono stata in grado di trovare nessun altro e visto che con i tempi che corrono, ragazze, pagare qualcun altro che si occupa di questo sarebbe veramente veramente troppo oneroso per me, perché sapete che le mie borse hanno un prezzo super accessibile per la qualità elevatissima che hanno, e soprattutto quelle che usciranno domani, visto che ci saranno anche delle novità, se possibile ancora di più, ovviamente se posso cerco di
togliere delle spese dove possibile, quindi in questo caso lo so fare io, lo faccio io, ovviamente stressandomi di più, togliendo del tempo a me stessa, alla mia famiglia, ma cercando di non togliere nella qualità e quindi garantirvi sempre un prezzo accessibile, ma togliendo delle spese. In questo caso lo so fare io, lo faccio io, oggi è un giorno di festa, potrei stare fuori a divertirmi, invece sono qui a lavorare proprio per garantirvi appunto il più possibile dei prezzi super accessibili. Comunque niente, io continuo, vedete che sono dei lavori di grandissima precisione, non posso sbagliare, se no devo ricominciare tutto da capo. E niente, mi auguro di riuscire a fare in fretta così che io possa poi pubblicarvi questo video oggi, ma oggi ho tantissime cose da fare perché oltre a questo devo ancora registrare la capienza delle borse, sapete che per ogni borsa vi faccio vedere tutto quello che c'entra dentro, il video ancora non l'ho registrato, insomma ci sono ancora tante cose da fare e quindi niente, mi rimetto al lavoro e ci aggiorniamo dopo. Guardate quanto è scemo Gabriele. Ma c'è la corona. Gabriele, mi fa rispondere. Se non è sudita. Megan, a Piero Vettere voglio avere mai. Se non è sudita. Lascia la corona. Se te ne il palo. Gabriele, facci vedere che cosa hai fatto. Faccio vedere che ecco, cosa descrivi. Io ho fatto. Aspetta, ma me l'hai messo. Allora, l'idea è stata mia. Prima di tutto, prima tutto l'idea è stata mia. No, prima di tutto l'idea Megan già fatta ieri prima. No, no, l'idea della decorazione. No, ma che cosa simbolo. Sono, Gabriele? Descrivi. Sono delle unghie per comandare in casa. Chi un porta questi comanda. Io ci ho fatto pure anche il simbolo della corona perché ero andato a convincerti. Sì, perché poi devi baciare la corona. Ti manca soltanto la camicia bianca, che li forse però. Guardate quelle di Megan come sono belle. Poi c'è anche queste bianche. Sì, Megan le ha fatte e poi ha costruito questa scatola. Che bigliettino anche grazie, dov'è? Faccio vedere questo. Prende. Guardate, è belle. Che brava che è. E le ha costruite Megan, come le ha fatte con lo scotch? No, è praticamente tutorial. Prendi la carta, la arrotoli. Queste sono le unghie di Halloween praticamente. Gabriele, sì, cerco uno schiaffo. Un paio per Halloween. Prendi un pezzettino di scotch. Di amore. Lo attacchi qua. Poi vabbè, te le decori. Merda, ti tagliare le unghie quelle vere. Sì. Mai crescono alla velocità della luce. Avete visto? Se volete farle anche voi, velocissimo. Sì. E sono le unghie della strega. Quindi poi le faccio anche un paio per Gabriele. Halloween. No, io l'ho fatto perché sono il re. È un re, guarda. È un re dell'allogna, ma capito. Facci vedere cosa hai vinto l'altro giorno alle giostre. Questo è il è poco. Arrabbiato, ma... Così diventa felice. Felice. Hai visto che bel regalo? Allora, ok amore. Allora ladies, io ho appena finito di editare la prima parte di foto. Adesso quasi quasi mi metto all'editing invece di questo video, così cerco di pubblicarvelo oggi. Ora le opzioni come procede la giornata sono due: o inizio a preparare il pranzo e andiamo oggi a scattare il resto delle foto, anche perché io mi devo fare lo shampoo, mi devo sistemare, mi devo dare una, devo preparare un attimo e quindi sarebbe opportuno farlo oggi pomeriggio. Oppure dovremmo andare adesso, ma adesso a me non sembra il caso, vi dico la verità, perché altrimenti non riesco a caricarvi questo video e soprattutto mi devo fare doccia, shampoo, devo scegliere gli outfit per i look delle borse, anche se penso che ne farò giusto un paio e nulla. Quindi niente, mi metto un attimo al lavoro e ci aggiorniamo tra un attimo. Ed ecco l'opera d'arte finita, Megan ha fatto anche l'altra mano. Sì. Gabriele, così finalmente... Il drone abbiamo messo. Ah, così finalmente stai fermo, non fai guai. Sì. Perché non puoi usare le mani. Hai visto che belle, brava questi Megan. Questi sono a misura. Sono a misura di Gabriele. Sì. Complimenti a Megan. Ladies, rieccomi. Sto editando il video, mi sono vista nelle condizioni in cui sono, mamma mia. Shampoo da fare, tuta, ma va bene così, per me siamo tra amiche, vi invito a casa mia nelle mie giornate, quindi voglio anche mostrarvi la verità di quelle che sono le nostre giornate da mamme, donne, lavoratrici incasinate che cercano di far, insomma, di
riuscire a fare tutto nel miglior modo possibile e quindi non vi voglio mostrare qualcosa che in realtà non esiste, la perfezione, piuttosto che essere sempre tutta preparata, truccata, con la piega perfetta, ma prometto ovviamente che dopo vado a darmi una bella sistemata e quando vi presenterò le bellissime borse che invece ci accompagnano nelle nostre giornate, sono un po' le nostre confidenti, sarò super presentabile. Detto questo, abbiamo deciso di ora preparo il pranzo, mangiamo e poi dopo si esce, si va a scattare le altre foto, vi preparo il video e tutto il resto, quindi mi raccomando, io ho bisogno del vostro affetto, del vostro supporto e vi aspetto martedì, ragazze, dopodomani alle 14, vi aspetto qui su Filomena Amore e su filomenaamore.com ovviamente per presentarvi le mie nuove creazioni che diventeranno invece le vostre gioie, ne sono sicura. Se vi è piaciuto non dimenticate di lasciarmi un like, di iscrivervi qua sotto su Filomena Amore e noi ci vediamo martedì alle 14. Ciao amiche mie!